Buonasera a tutte e tutti. Comincio intanto portando le scuse di Carlo D'Adamo che non può essere presente per un piccolo problema di ricovero in corso, quindi non è potuto essere presente oggi. La giornata di oggi è naturalmente nel quadro delle iniziative che vengono svolte dalle sezioni comuniste Grazie Berlinguer in occasione dell'anniversario della Resistenza, anche se si tratta di fatti che si sono svolti ben prima della Seconda Guerra Mondiale. Però perché vogliamo parlare di questi fatti che si sono svolti ormai quasi un secolo fa? Perché negli anni che vanno dal 19 al 22 in Italia si combatte una vera e propria guerra totale. Cerchiamo di ricordare che cosa voleva dire l'uscita dalla guerra terribile del 15-18, quindi con un impoverimento straordinario della popolazione, con dei tentativi di organizzazione e di rivendicazione delle masse popolari sui territori, degli agrari, quindi degli agricoltori, non degli agrari che erano all'epoca proprietari naturalmente, ma dei contadini, braccianti e dei sindacati e degli operai naturalmente delle fabbriche che vengono soffocati nel sangue con qualunque scusa. Il pretesto del comizio che si svolgeva alle 20 è cade un sifone e sparano sulla folla, quindi insomma un pretesto veramente banale. Ma sono tantissimi i fatti di quegli anni che hanno portato a moltissimi morti, ricordiamo solo Passaldo perché è stato un dirigente comunista, un ferroviere molto conosciuto in Toscana, ricordiamo Spartaco Lavagnini che è stato appunto ucciso in quegli anni. L'abbiamo appunto voluto inquadrare nell'anniversario della Resistenza perché comunque in quegli anni qualche cosa si nasce, qualche cosa comincia ad organizzarsi, lo capiscono molto bene i fascisti che individuano chi andare a colpire e in questo che all'epoca era un movimento, quello fascista, volevo sottolineare tre passaggi che sono appunto del fascismo storico, che a me fanno venire i brividi guardando quello che sta succedendo in questo periodo, che un movimento si trasforma in partito e da partito si trasforma in dittatura grazie alla legge Acerbo che gli concede una maggioranza parlamentare che gli permette di fare poi appunto qualunque operazione. E qui il periodo è molto delicato perché appunto abbiamo anche noi un movimento che pare si sia trasformato in partito senza che abbiano avvisato nessuno, senza congresso, e siamo come nel 20, ma diciamo nel 20 senza un partito comunista. Questa è un'altra somiglianza che mi interessa sottolineare. E quindi per tutto questo c'è una straordinaria attualità di questo fatto che di cui andiamo a parlare oggi e di cui mi chiedo prima a Bruno Possenti, presidente dell'ANPI provinciale di Pisa, di darmi il suo contributo, e poi naturalmente a William di approfondire bene sia i tratti di peculiarità di quella operazione sia quelli più generali di attualità. Tra lo spirito che anima questo incontro, purtroppo poco partecipato per una serie di concomitanze, il sabato pomeriggio, le cose si svolgono in città, la partita del Pisa e tutto il resto, comunque lo spirito che anima questa iniziativa è in sintonia con quello che stiamo facendo noi come ANPI e come ANPI di Pisa. Noi crediamo che di fronte a quello che sta accadendo intorno a noi in questo periodo dobbiamo perseguire
tre strade, dobbiamo seguire tre strade. La prima è quella di richiamare le autorità a svolgere il loro dovere, a non chiudere un occhio, a non far finta di non vedere, perché troppe volte c'è stata tolleranza verso manifestazioni, sottovalutazione. Esistono, al di là della nostra Costituzione che è antifascista dall'articolo 1 fino alla 12ª disposizione, ma esistono leggi attuative, leggi che sono un po', diciamo, indeterminate per certi aspetti, la legge Scelba e la legge Mancino, tuttavia troppe volte non sono state applicate neppure le leggi che ci sono. E quindi riteniamo che debba essere il nostro compito cercare di incalzare le autorità e le istituzioni perché ci sia l'applicazione di queste leggi, perché non venga lasciato campo libero. Come all'epoca, peraltro. Per esempio il provvedimento che abbiamo chiesto ai comuni della provincia di Pisa, la cosa era partita dal comune del Veneto, poi aveva fatto seguito il comune di Siena in Toscana e poi in provincia di Pisa abbiamo trovato una notevole risposta, poi il consiglio regionale e anche la giunta regionale per quanto riguarda gli spazi hanno messo a punto, stanno completando la messa a punto di una regolamentazione che subordina la concessione degli spazi pubblici alla sottoscrizione di una dichiarazione nella quale uno si assume la responsabilità di dichiararsi non fascista, non nazista, non xenofobe, non ispirarsi alle ideologie xenofobe, razziste, eccetera. E io, quando ho chiesto il largo Gramsci per la giornata del ricorso del tesseramento, ho dovuto firmare questa dichiarazione. Abbiamo visto che questa cosa ha dato fastidio, perché in alcune realtà il sindaco di Pontedera ha avuto dei problemi, è stato dichiarato che lo avrebbero denunciato per violazione dell'articolo 21 della Costituzione, la libertà di pensiero, quindi un reato grave. Poi non so se è stata una dichiarazione fatta tanto per farsi sentire o se una denuncia effettiva c'è stata. Allora, il sindaco non è stato notificato nulla, però sui quotidiani nazionali no. Il sindaco di Pontedera ha denunciato per violazione della Costituzione. Ecco, si tratta di cercare di richiamare le autorità e le istituzioni a, non lasciare campo libero. L'altro filone su cui dobbiamo sperare è quello, operare è quello di informare la popolazione di cosa sta accadendo, di fenomeni che sono più pericolosi delle manifestazioni di stampo neofascista, perché le manifestazioni con saluto romano, con le camicie nere, eccetera, creano distinto una reazione, mentre certi comportamenti, certi atteggiamenti che non si caratterizzano sul piano del neofascismo, ma che si caratterizzano addirittura sul piano di un certo tipo di solidarietà, no? Ecco, lo Stato non ti aiuta, ti aiuto io, come fa Casapound, per esempio, però danno 30-40 euro a questi vagabondi che stanno qui con i telefonini a fumare e a spacciare, insomma, no? Si crea in maniera
pericolosa un'area di consenso anche tra persone che non hanno una cultura, diciamo, storicamente acquisita o in famiglia, in ambienti che hanno frequentato da giovani di tipo neofascista. E questo è molto più pericoloso perché anche dai risultati elettorali, oltre che da indagini, no, sociologiche, abbiamo visto come fanno presa. Fanno presa. Ecco, il terzo terreno su cui dobbiamo operare è quello della formazione dei giovani. I giovani dovrebbero conoscere, purtroppo la nostra scuola su questo terreno non ha fatto granché. Io so che a parlare del fascismo, della resistenza, addirittura in molte classi non ci arrivano neanche perché quei programmi si attardano, no, su altre questioni, e alla fine queste cose passano proprio inosservate. E quindi noi abbiamo un impegno forte su questo terreno. A Pisa abbiamo costruito un progetto chiamato progetto, definito progetto di cultura istituzionale, che interessa 17 istituti superiori su 19 della provincia, 42 classi, oltre 1000 giovani, che si concluderà ora nei giorni intorno al 25 aprile, perché i giovani purtroppo non sanno cos'è il 25 aprile. Tanti, per tanti è un giorno in cui si fa festa, in cui non si va a scuola, il 2 giugno, boh, ecco, no? Nomi di personaggi che sono padri della nostra Repubblica non sanno chi sono, non hanno idea, e questo è responsabilità della scuola. Allora noi cerchiamo di utilizzare un protocollo nazionale tra il Ministero e l'AMPI, voluto da Carlo Smuraglia, sì, no? E del 2014, poi rinnovato per 3 anni. Noi a Pisa l'abbiamo attuato coinvolgendo anche un terzo soggetto, cioè l'AMPI e il provveditorato, anche i comuni della provincia. Noi ne abbiamo 37, sono raggruppati in conferenze zonali, e quindi abbiamo costruito dei progetti insieme per cercare di supplire alle carenze dei programmi scolastici. Ecco, quindi crediamo che iniziative come queste siano importanti. Prima dicevi che questi sono episodi, no, che risalgono a molto prima della Resistenza, siamo agli anni 20, al Biennio Rosso. Beh, per me la Resistenza comincia allora. Io non sono convinto che la Resistenza sia la guerra di liberazione, quella che inizia dopo la caduta del fascismo. Per me la Resistenza comincia con lo squadrismo, con chi si oppone allo squadrismo, con chi si oppone, no, all'instaurazione della dittatura, con chi va in galera, al confino, in esilio, con chi cospira, con chi organizza. La Resistenza è un percorso che inizia quando inizia questo processo storico all'indomani della conclusione della Prima Guerra Mondiale, subito nel 19, nel 20, nel 21, qui a Pisa te citavi Sparta con la Magnini, Alvaro Fantozzi, che era il segretario della Camera del Lavoro di Pontedera, che ricorderemo fra pochi giorni, no, l'anniversario, perché lui è una di queste figure, Comasco Comaschi, insomma ce ne sono parecchi anche qui localmente di protagonisti, non di grandi nomi nazionali, voglio dire i Matteotti, Giovanni Amendola, che sono stati fatti fuori dal fascismo, ma persone, diciamo così, che non hanno una risonanza nazionale, ma che fanno parte di quei 3.000, perché prima che il fascismo prendesse il potere, si stima che siano stati 3.000 le vittime di questo periodo dello storico. Quindi è importante
prendere iniziative per far conoscere queste cose. Anche noi cerchiamo di promuovere dibattiti, discussione a partire da pubblicazioni, perché le pubblicazioni servono per questo, per far conoscere storie. Prima sono arrivato un po' in ritardo rispetto all'ora canonica perché mi hanno chiamato il nipote di Lin Marolla per darmi a mano questa pubblicazione che è uscita in questi giorni, che poi cercheremo di presentare a Capisa, su una protagonista della resistenza in Lunigiano e poi una figura eminente della nostra università. Quindi per me, ecco, la vicenda di Decima è una cosa che ho imparato quando me ne avete parlato. Io non la conoscevo. Sapevo, naturalmente... Ma c'era già un legame anche prima, perché gli operai di una ditta qui di Pisa hanno contribuito, dando dei soldi, una giornata di lavoro, alle famiglie delle vittime di Decima. E di questi... La Ionasso, si chiamano. No, io, ecco, ho sempre saputo che c'è stata una, diciamo... o tolleranza o collaborazione da parte di settori dello Stato, da parte di ambiti dei carabinieri, non tutti, da parte di ambiti della magistratura, che poi con le sentenze, no, e poi da parte di Sua Maestà, che è stato, diciamo, il punto culminante delle che non firma lo stato d'assedio per bloccare la presa del potere dopo la marcia su Roma. Quindi questi sono gli elementi, insomma, che c'è dentro questa storia. Inizio subito con una cosa. La denominazione esatta delle leghe era Lega di Resistenza e di Miglioramento. Di resistenza al soprusi del padronato e di miglioramento delle condizioni sociali ed economiche. Non vi faccio un trattato su quello che è capitato 50 anni prima, ma anche se è significativa il progressivo avvicinamento a un capovolgimento dei rapporti di forza nell'interno delle campagne, perché sono stati 50 anni di disastri umani, di omicidi, di incarcerazioni, di schedature. Il CPC, il Casellario Politico Centrale, nasce nel 1894. 20 anni, 26 anni prima, anzi 28 anni prima che arrivasse il fascismo, quindi c'era l'indicazione di colpire il mondo del lavoro, il mondo dei lavoratori e ridurli ancora in una forma di soggezione totale. Scusa, un pochino più forte. Se non essi molto pronunciato, quindi non voglio far male. La prima guerra mondiale, ad esempio, almeno dalle nostre parti, ma credo che sia così in tutta Italia, in prima linea ci andavano gli assessori e i consiglieri comunali socialisti. Le amministrazioni locali socialiste vennero falcidiate dalla chiamata in servizio militare e mandati al fronte. A Persiceto, dove abito, dove Decima è una, di cui Decima è una borgata, di 30 e passa consiglieri comunali, in esercizio nel 1916 ce ne erano 15-16. Tutti gli altri erano al fronte, in prima linea. Uno dei capilega di Decima viene arrestato, viene fatto prigioniero subito dagli austriaci, mandato a Mauthausen dal 1915 ottobre fino al 1918. Gli austriaci hanno aperto Mauthausen già nel 1915.
1915. È una situazione veramente disastrosa, ma grazie alle leghe, ai capi lega, ai socialisti che hanno operato in una maniera capillare in tutto il territorio, ma non parlo solo di Persiceto, di Decima, ma parlo del Bolognese, ma anche dell'Emiliano Romagnolo, nel Basso Lombardo, nel Veneto, in Toscana, comunque aveva fatto presa ed erano riusciti a contrastare il predominio padronale agrario. Una forte mano affinché i lavoratori rientrassero a più miti consigli viene dato da delle strutture dello Stato, dai prefetti e dai questori. Poi ci sono anche i generali dell'esercito che danno camion e armi e ufficiali per gli asili degli scolaresti. La zona del Persicetano si evidenzia subito dal 1869 con la tassa sul macinato, è una tassa odiosa che penalizza le classi più povere, più disagiate e che va ad aumentare enormemente il prezzo della farina, per cui il pane con un problema di sussistenza. A Persiceto succedono dei morti. Alcune migliaia di persone provenienti dalle borgate circostanti e dei persicetani occupano il palazzo comunale, buttano giù il materiale comunale, l'archivio e quant'altro, mandano i bersaglieri, ammazzano alcune decine di persone. Siamo nel 1869 e arrestano oltre 300-400 persone. Questo è un elemento, secondo me, che fa avanzare la consapevolezza del movimento operaio, perché immediatamente dopo si costituiscono i fasci operai, si costituiscono le prime aggregazioni operaie, la capacità di opporsi al padronato che sfocia poi nella Costituzione delle Leghe e nel 92 nella Costituzione del Partito Socialista Italiano e quindi la rappresentanza nel Parlamento di propri esponenti, la capacità di intervenire nelle amministrazioni locali e quindi di condurle e cominciare ad appoggiare le richieste dei lavoratori. Ed è una cosa che aumenta gradualmente dando importanza a queste organizzazioni, alle leghe, alle società anonime di lavoro fra operai e braccianti, ce ne sono tantissime, e alle cooperative di consumo. E guarda caso, queste sono le prime organizzazioni che vengono colpite. Non venne colpita la sede del Partito Socialista in questa e in quella zona, c'è anche quella, ma le prime organizzazioni che vengono colpite sono quelle che aggregano i lavoratori. Quindi sono le società di consumo, perché danneggiano i bottegai tenendo i prezzi calmierati. Ci sono le società anonime di lavoro fra braccianti e operai, perché gestiscono la forza lavoro e quando l'agrario ha bisogno di un lavoratore o di un gruppo di lavoratori è questa società che manda i lavoratori cercando di distribuire le giornate di lavoro in maniera egualitaria, coanime fra tutti i propri associati. Sono queste le organizzazioni che vengono colpite, sono queste le prime e le principali. Una volta disgregate queste, una volta prima ancora del Partito Socialista, si attaccano le amministrazioni socialiste. Nel 1921 in provincia di Bologna c'erano oltre 60 amministrazioni gestite dai socialisti. Nella cittadina dove abito io, l'amministrazione diede le proprie dimissioni a metà del 1921. Le forme di violenza erano così alte, così elevate,
La connivenza dei carabinieri e delle forze di polizia era così palese, smaccata, che degli assessori lasciarono tutta la famiglia e fuggirono all'estero per non essere picchiati e semmai uccisi. Quindi le amministrazioni pubbliche, le amministrazioni gestite dai socialisti, vennero tutte distrutte nel 21. A quel punto si rivolsero poi contro il Partito Socialista stesso, ma fecero poca fatica, perché poi nel 1922 successo quello che poi è successo. Che cosa è successo nel 1920? Un'enorme confusione politica, incapacità, diatribe fra Giolitti, Nitti, Bonomi e quant'altro, lasciarono il paese in balia di associazioni degli agrari e altre che tendevano a sostituirsi all'amministrazione dello Stato. E uno dei sottotitoli del libro è «Ni una esitanza, ni una debolezza». Queste sono parole tratte da un telegramma che Nitti manda agli agrari e alle associazioni, perché debbono organizzarsi. Quindi lo Stato recede dal proprio compito e manda avanti dei privati per mettere fine a che cosa? Allo strapotere di questi lavoratori, in definitiva, alle rivendicazioni dei lavoratori. Prima parlavo che nel 1920, nell'ottobre del 1920, le federazioni dei lavoratori agrari, quindi contadini, mesadri e braccianti, riescono a spuntare un capitolato economico che per la prima volta favorisce la parte del lavoro a scapito dell'agrario, mai applicato. Di lì a un mese, cioè nel novembre del 1920, l'insediamento del sindaco Nudi a Bologna viene osteggiato dai fascisti che buttano delle bombe a mano in Piazza Maggiore uccidendo diverse persone, mentre dalla questura, che era parallela alla sala del Consiglio Comunale, cominciano a sparare con i moschetti tutte le guardie di questo rinforzo. Questo capitolato economico viene calpestato e non viene mai attuato. Viene riproposto nel 1944 da un certo Giuseppe Bentivogli, che era una leghista di Molinella, all'interno del CLN di Bologna. Immediatamente c'è il veto del CLN, del rappresentante della Democrazia Cristiana, che era il conte Cavazza, che era il vicepresidente in questo periodo dell'agraria, che dice: se lo applicate noi usciamo dal CLN, e rimangono ovviamente, ma non viene applicato più neanche dopo il 45. Quindi il lavoro è, come dire, e i lavoratori ovviamente, è stato l'obiettivo di questa nascita del fascismo. Non era la frazione comunista o i socialisti, quelli che è l'obiettivo di questa organizzazione, erano i lavoratori. Nel 1921, poi termino, se no diventa una menata di... Nel 1921, credo primavera inoltrata, ad Amola, che è una borgata a un chilometro da Persiceto, strada sterrata, arriva un ragazzotto di 18 anni, un lavoratore, in bicicletta, che si dirige verso la Casa del Popolo di Persiceto per l'elezione del nuovo capolegre. A metà strada viene fermato da un gruppetto di fascisti che lo menano e gli sparano dietro, lui riesce a fuggire. Si chiamava Toselli, questo signore, questo lavoratore. La resistenza è nata prima, ma è stata condotta anche da quelli che hanno, come dire, fatto resistenza alla vita dei fascisti. Questo Toselli
che poi è diventato comunista e che per la vita e per tutta la sua vita ha educato i suoi figli. Uno è stato nel campo di concentramento di Bolzano e quell'altro è stato ammazzato in Germania. E nel 1944 viene arrestato durante un rastrellamento perché è comunista, perché è ex-leghista, e viene ucciso, assassinato sui Colli dietro San Luca. San Luca è quella per fare che è la penale. Per dire che con l'avvento del fascismo non è terminata l'avversione a questi sistemi criminali, ma è continuata la talpa, come diceva Carletto, ha scavato bene per tutto il ventennio e si è arrivato al 43-44 con una forte resistenza e poi con la creazione del Partito Comunista durante nel 21. Ho risposto un po'? Hai risposto un po', ma ci sono altre si può partire per altre domande, perché appunto collegarmi a quello che diceva Bruno Possenti, di richiamare le autorità ai loro impegni, c'è qualche cosa appunto in quel periodo che è un lasciar fare dei fascisti, un appoggio incondizionato fino a quando appunto il fascismo non arriva a essere costituzionalizzato, cioè arriva ad avere il riconoscimento. Quindi questo è un altro aspetto di attualità del periodo, che è cioè chi scende in piazza per protestare contro appunto forze neofasciste viene stangato, viene picchiato e allontanato, i neofascisti si lascia il campo libero per parlare, questo da parte appunto di servizio di certa amministrazione. Quindi su questo ti volevo appunto che continuassi, intanto anche sì, che raccontassi proprio il fatto in sé, cioè sì, che cosa è successo, allora, prima di tutto con le quasi 100 anni fa, sì, certo. E poi appunto che Giolitti, Giolitti gioca su più tavoli e utilizza, scusa, ti puoi rivolgere a lui, scusa, invece scusa, che chiedo scusa, meglio se tu guardi a noi. Giolitti gioca su più tavoli e utilizza l'organizzazione fascista perché vuole costringere i popolari e i socialisti a formare un governo con lui. Nitti è un altro personaggio veramente squallido. Lì viene riportata una lettera che Nitti manda a Giovanni Amendola nel 24, dove dice che la loro posizione, la posizione di questi liberali, va bene in tutti i sensi, sia che facciano i fascisti facciano bene, sia che facciano male, loro raccoglieranno sempre il frutto di questo. Cioè c'è una concezione e una consapevolezza di ciò che sta capitando quasi zero. Non hanno ancora capito che i fascisti, qual era l'obiettivo dei fascisti, qual era il loro scopo, e loro pensavano di agire ancora come se ci fosse una destra e una sinistra, oggi tocca a me, domani tocca a te, lasciamoci un pochettino così in buona armonia. E no, qui c'è un capovolgimento totale delle regole della politica fino allora condotte, con l'ausilio di tante persone. A livello locale, dicevo, c'erano i questori. Il questore di Bologna si chiamava Poli ed era uno che è entrato in rotta di collisione con il famoso prefetto Mori. Mori è stato prefetto di Bologna per circa un anno, finché Arpinati, che era il RAS bolognese, riesce a farlo sloggiare e a mandarlo giù in Sicilia. Perché Mori mette in galera Arpinati per alcuni giorni, ma Mori è quello che chiede pressantemente al questore Poli di tenere d'occhio la sede del partito fascista, perché da lì partono le squadracce per i loro raid nel territorio, sul territorio. Poli invece mette due guardie
che permettono ai fascisti di continuare indisturbati nel loro agire. Poi viene accusato di essere colui che ha animato, supportato, protetto la nascita del partito fascista, del movimento fascista a Bologna. Arpinati da Mussolini viene definito il vero fascista. Arpinati è un anarchico, proviene dalle file dell'anarchia, degli anarchici, era un ferroviere. È un personaggio che ha fatto il bello e il cattivo tempo nel bolognese. Ed è uno talmente potente che nel 1921-22 riesce a fare appunto a far spostare Mori ad altra sede. Analogie con oggi? Ma non si affrontano i problemi concreti come allora, non si affrontano i problemi concreti, la confusione politica è enorme, non si prendono di petto i problemi della cittadinanza, si fanno delle dichiarazioni alla Minniti sugli sbarchi o quant'altro, poi vabbè. Il tutto lascia il tempo che trova. Io mi sentirei molto più che entrare in questo argomento di parlare del fatto vero e proprio. Il capitolato colonico era scaduto nel novembre del 1919 ed erano ormai talmente forti le federazioni dei lavoratori agrari che pretendevano di sottoscrivere un contratto escludendo la Federagraria, un contratto con il singolo padrone della terra, cioè con il singolo agrario. Sentendosi spodestati, gli agrari si rivolgono a Nitti in diverse occasioni. E Nitti, come dicevo prima, li sollecita attraverso telegrammi o altre cose ad agire e ad organizzarsi. Finché non avviene, io non so se avete mai visto il Novecento di Bertolucci. È stato restaurato, sì. Sarà ripresentato a breve. C'è una riunione di agrari in una chiesa dove stabiliscono il loro comportamento. Questo tipo di riunione è avvenuta in diversi modi, ma ce n'è stata una particolarmente importante nel marzo del 1920 a Bologna. Si riunirono le federazioni agrarie dell'Emilia-Romagna, del Basso Veneto e del Basso Lombardo per stabilire che cosa fare. E mettono in atto propositi di guerra, nel senso guerra civile, se siamo anche... Guerra di classe. Guerra di classe. La frequentazione del presidente dell'Agraria, Calisto Paglia, con il prefetto di Bologna, che si chiamava D'Adamo, era quasi quotidiano, dovevano stabilire come comportarsi con questi lavoratori che pretendevano tanto e a loro non rientrava più il quanto di prima. Finché il 6 aprile, il 5 aprile, a Decima, viene indetto un comizio di mezzadri. Ci sono circa 2-3 mila persone, ci sono due sindacalisti, uno si chiamava Sigismondo Campagnoli e quell'altro Comastri. Il Comastri poi lo troverete, posso? Sì, sì. Il Comastri poi lo troverete in fotografia, in una foto segnaletica qui dietro, perché è stato perseguitato finché è vissuto.
questo è ha qualcosa a che fare con il comastro di oggi? No, questo non lo so, non era la più pari di idea. Niente. Questo proveniva da Sasso Marconi. Sì. Erano sindacalisti dell'USI, dell'USI, Unione Sindacale Italiana. Era di, come si chiama, ispirazione anarchica. Era la vecchia Camera del Lavoro, in contrapposizione alla Camera del Lavoro Socialista. Di questa federazione dell'USI c'era anche Giuseppe Di Vittorio, che venne arrestato a Bologna nel 1920 in una riunione propria del sindacato. Viene organizzato questo comizio nel quale prima Sigismondo Campagnoli, poi Comastri cominciano a inveire contro il governo, contro i carabinieri e quant'altro. Il brigadiere dei carabinieri si avvicina al tavolo dove questi comizianti da dove parlavano, scuote violentemente il tavolo, il ragazzotto che è lì di fianco a Comastri con la fotografia ha il sifone del SELS in mano, gli cade, o lo tira, non si sapeva, e questo provoca una piccola ferita al vice commissario di polizia. Il brigadiere dei carabinieri, che si chiamava Follettig, cominciò a sparare e così gli altri carabinieri. In definitiva si contano 8 morti e una quarantina di feriti. La relazione di un ispettore di polizia che viene riportata nel libro sugli avvenimenti, vista la giustificazione dei carabinieri che accusano i partecipanti di aver innescato le violenze sparando, scaraventando sedie e quant'altro contro la forza pubblica, l'ispettore di polizia li smentisce totalmente dicendo che la colpa praticamente è della cattiva gestione della forza pubblica in quell'occasione. 2 giorni dopo, a Modena, una manifestazione di solidarietà per le vittime della strage provoca altri morti e altri feriti. Quindi la pratica politica del governo e dei vari prefetti è quella di tacitare con la violenza le richieste di classe fatte dai lavoratori. Questo è il succo di tutto, insomma. Certo. Sì, anche perché liberare il campo da una serie di affermazioni tipo fascismo tutto bene, se solo non fosse entrato in guerra, cioè no, il fascismo proprio si afferma come atto criminale, militare, violento, sui lavoratori, puntando appunto, selezionando chi andare a colpire. Bruno, visto che prendevi appunti, volevi aggiungere... Volevo dire una cosa, avete letto tutta la marcia sui Roma e dintorni? Leggetelo, di Emilio Lussi. Sì. No, interessante, cioè, capire questo momento... anche il comportamento della forza pubblica, no? Tanto di quel periodo c'erano molte persone che hanno provveduto a infiammare gli animi non avendo dietro nessun tipo di organizzazione se non facendo parte del Partito Socialista, ma il Partito Socialista come dire, aveva già dato più che diverse manifestazioni di diniego a prendere armi o quant'altro, tipo Bombacci, ma tipo un certo Ettore Bucco, che era un parlamentare socialista, ma era il capo, era il segretario della Camera di Lavoro di Bologna. Era uno che infiammava gli animi, li aizzava proprio, ed è quello che ha aperto per paura le porte della Camera del Lavoro
ai fascisti che l'hanno devastata. Cioè, da una parte abbiamo questi personaggi, dall'altra parte abbiamo quei leghisti che sono stati, hanno subito violenze estreme come la morte, e sono stati tanti che hanno operato per i lavoratori, che hanno operato per il movimento operaio, mentre abbiamo avuto dei dirigenti che il loro unico scopo era quello di parlare. Giustamente è una manifestazione economica e non è rivoluzionaria lo sciopero, è una manifestazione che è limitata perché ha un obiettivo limitato. Ed erano quelle tutte le manifestazioni. I bombacci e il buco hanno, ma ce ne sono stati tanti, hanno reso un cattivo servizio a tutti i lavoratori da questo punto di vista. L'estremismo non paga, come si dice, no? È sempre stato uno dei problemi della democrazia cristiana. Che ha avuto anche il movimento operario, no? Nel senso, l'abbiamo verificato poi anche negli anni successivi, cioè gli anni 70 sono stati un po', diciamo, emblematici, no? Sotto questo aspetto, di cui appunto ci sono alcuni che aizzano e parlano alla pancia, diciamo, ma senza un programma politico generale, che però si distingue il processo rivoluzionario di stampo marxista, perché c'è un elemento superiore a tutti: il marxismo lavora per la pacificazione, per la pace, non lavora per le guerre. Insegna alle masse che le guerre sono la continuazione della politica in altre forme, no? Nel senso che soprattutto di esigenze economiche, quindi la contrapposizione del lavoro rispetto al meccanismo economico capitalistico è la contrapposizione di chi trae dal lavoro non la il surplus, no? Che produce poi diciamo la guerra come conseguenza, perché il surplus produce la crisi di sovrapproduzione, e quindi i comunisti sanno che per far finire questa cosa devi rapportare correttamente le esigenze delle masse con la produzione, che non è l'esigenza che ha la borsa, che ha il sistema capitalistico, che ha bisogno invece di un surplus di merci perché deve giocare sui prezzi, no? E queste dinamiche. Il problema è che i comunisti ragionano che la guerra sono appunto la continuazione dell'economia in un determinato modo, no? Nel senso che quando c'è questo surplus va distrutto. E anche la guerra attuale, l'attacco alla Siria, il tentativo di riaprire i fronti di guerra in Europa, no? Sono sotto gli occhi di tutti, no? Perché la bolla speculativa che hanno generato è talmente vasta che non basta distruggere la Jugoslavia o l'Iraq, no, bisogna distruggere il pianeta qui. E questa dinamica è in corso, ed è il fascismo è uno degli elementi che costruisce, diciamo, la possibilità della guerra. Se andate a vedere le posizioni di tutti i reazionari europei nella prima e nella seconda guerra mondiale, hanno portato a concentrare sulla zona altamente industrializzata, quindi con un sacco di sovrastrutture, strutture e via di seguito, la possibilità della distruzione di queste sovrastrutture, che hanno permesso, con l'assorbimento della crisi del 1907 con la prima guerra mondiale e la crisi del 1929 con la seconda guerra mondiale. Ma adesso la crisi del 2008, che è cominciata però nel 73, no? La crisi petrolifera, che si è prolungata e articolata fino alla bolla speculativa che è scoppiata nel 2008, che tipo di scontro deve prevedere per riuscire ad essere assorbita? E questa è la dinamica che i comunisti, a differenza degli altri del capopopolo, spiegano costantemente. Cioè, è giunto un punto in cui l'umanità si deve porre a questa questione. È giusto permettere che si facciano queste cose, che ci sia una politica che vada a costruire i presupposti del conflitto? Perché il fascismo, se poi vai a vedere, è stato finanziato da qualcuno, no?
cioè è venuto fuori che Mussolini prendeva 100 sterline, no, alla settimana, che all'epoca erano come 7.500 euro, no, di giorni notte, alla settimana dagli inglesi, no, e poi è stato finanziato anche dai francesi, no, e ha avuto a che fare con apparati, no, come la massoneria di queste due nazioni, perché alimentare il fascismo voleva dire anche bloccare un processo di presa di coscienza che derivava anche dalla rivoluzione russa, no? Da quel fenomeno che ha messo in discussione sulla pace gli equilibri mondiali, no? E il problema è che il nazismo, oggi gli storici, no, hanno grattato, hanno visto che dietro c'erano le multinazionali americane, no? C'era la Ford, c'era la General Motors, IBM. C'era l'IBM, no? Tutti questi megacolossi che avevano interessi anche già. La Coca-Cola esatto, no, la Coca-Cola è arrivata anche qui con la seconda guerra mondiale, no? Cioè c'erano questi tipi, no? Ci sono, diciamo, questi tipi di agganci che hanno permesso quindi di alimentare una stampa in un certo modo, una propaganda capillare a favore dell'uomo forte, quindi cose che succede anche oggi, no? Quando si comincia a parlare di governi forti, di uomini, del decisionismo in politica e compagnia bella, va tutto a discapito della democrazia, della dialettica, no? Politica, perché a me c'è frega del fatto che i politici discutano e trovano un accordo, è un fatto positivo, perché dalla discussione emerga un aggiustamento migliore, un programma migliore, no? No, qui ci vuole l'uomo che impone il suo programma e che faccia della competizione anche in politica l'elemento motore, no? E quindi queste cose qui sono delle cose che noi dobbiamo assolutamente combattere, perché sono le cose che costruiscono quella cultura reazionaria, perché hanno bisogno poi, no, di distruggere di nuovo l'Europa, no? Che secondo me è il bersaglio vero di tutte queste manovre, perché in Ucraina stanno spingendo sull'Ungheria, no? Stanno spingendo sulla l'ex Cecoslovacchia, no? E stanno sui paesi baltici, no? Sono tutti paesi che c'è, cioè, la Polonia, no? Insomma, ci sono dei regimi, porca miseria, ci vuole un'altra guerra di liberazione, no? Diciamo, oltre 20 anni che hanno portato la guerra in Europa, con i Balcani. Certo, con i Balcani, no? Allora io quando all'epoca lavoravo al Corriere, no, e venivo a sapere, poi i giornali però non lo pubblicavano, che facevano trovare dei morti in determinati paesi di confine tra la Bosnia, no, e la Croazia, e sempre li facevano trovare un morto di qua e un morto di là, no, in modo tale che innescassero i casini, no, all'interno di quella regione. In più arrivavano dall'Arabia Saudita dei musulmani, no, degli imam, no, un po' particolari, che fomentavano determinate aree, cioè, ma era il blocco occidentale. Certo. Io poi ci sono andato fisicamente a vedere lì. In più arrivava la nostra mafia, no? Che con gli aeroplani portava piccoli e medi imprenditori a Porto Rose, no? Con gli aerei li portava lì a vedere un attimo cosa potevano prendersi, no? E quindi alberghi, no? E compagnia bella, con tanto di, capito, di mafioso a seguito. E questo in Italia, mentre c'era un'ascesa del leghismo, c'era un'ascesa, no, della distruzione, no, della nostra prima repubblica, quella che io considero la fase realmente democratica del nostro paese. E quindi l'operatività però del fascismo è utile per creare le condizioni proprio del conflitto, della guerra mondiale. Io sono molto allarmato quando vedo dei movimenti che nascono e sono eterodiretti da formazioni economiche, perché le formazioni economiche hanno bisogno della guerra, perché sono loro che hanno creato la sovrapproduzione. Allora, il problema è, oggi in Parlamento da noi non c'è una forza politica che non abbia al proprio interno soggetti economici forti. Non c'è più un partito che rappresenti quelli che non hanno, diciamo, un'impresa. E questa cosa è drammatica, perché in queste condizioni, no, quindi con un Parlamento con dentro delle formazioni politiche di questo tipo,
Io sono molto preoccupato perché le scelte che faranno non saranno certamente scelte che vanno nell'indirizzo della pace, perché questi hanno bisogno del conflitto. Va bene dire che i giovani hanno dei problemi che sono oggettivi, ma siccome noi stiamo subendo i problemi che sono stati creati dalle generazioni precedenti, perché io 30 anni di Berlusconi non li ho vissuti, però ne sto pagando le conseguenze. O mi sbaglio, quindi probabilmente la critica di cui parla Gianluca è proprio questa, che le generazioni passate, che al posto di pensare a continuare a fare le lotte hanno cominciato a farsi l'eroina, che hanno cominciato a seguire la logica degli hippie, che hanno iniziato a seguire queste superficialità che erano, capito, cioè la bandiera, no? La moda, e tutto ciò che è superficiale, che sono stati indirizzati come voleva il sistema, oggettivamente non hanno avuto capacità critica di quello che gli veniva offerto. Secondo me, come dice, ripeto, spesso e volentieri Gianluca, l'autocritica deve partire da voi che c'eravate, perché io di cosa faccio l'autocritica? Che non conosco quel periodo come potrebbe conoscere uno che l'ha vissuto. In più questo sistema ha lavorato per far sì che il cinquantenne non comunichi col ventenne, il ventenne non comunica col novantenne, quindi nessuno viene a sapere le generazioni. Io non so la generazione del cinquantenne, il cinquantenne non conosce la mia situazione, la comunicazione è già finita, possiamo anche smettere di andare a giro, cioè, perché mi sembra abbastanza evidente. Quindi dal momento che questo sistema punta a far sì che la comunicazione sia di bassa qualità e scadente e che non sia intragenerazionale, cosa che invece è necessaria, perché ripeto, negli anni 60 avevano influenza le manifestazioni, ma non perché i giovani erano rivoluzionari perché erano giovani, ma perché gli adulti volevano i giovani con loro e i giovani volevano stare con gli adulti. Ecco perché erano rivoluzionari, perché non era mai successa una collaborazione così forte. Ora non c'è, perché il cinquantenne, finché il figlio non ha almeno 36 anni, non lo fa uscire di casa, non gli permette di parlare di politica perché sei ancora giovane, è inutile che parli di politica, sono 36 anni, che cazzo parli di politica a 36 anni? Quindi arrivi a 18 anni, che è la prima volta che devi andare a votare, che sei così? Perché a scuola non ne parli, nel tuo gruppo ne parli, non ne parli, in famiglia non ne parli, e allora non cosa deve fare? Poi è colpa del 18enne che mi va a votare la Lega? No! Domenico, è un problema generazionale, perché ci sono famiglie che non si occupano dei propri figli, ci sono scuole che non preparano questi ragazzi e poi ci sono i ragazzi che si trovano a giro per il mondo e non sanno che direzione prendere. Quindi, come diceva giustissimamente, bisogna partire dalle scuole, questa cosa che la sottolineo sempre, perché queste iniziative non vanno fatte in un circolo ARCI, perché purtroppo nel circolo ARCI ora la frequentazione non è quella di un tempo, quindi l'impatto sociale è completamente diverso. Si deve ricominciare a fare queste iniziative nelle scuole, perché di questi periodi storici non se ne parla, se se ne parla si parla di Stalin come paritario a Hitler e un bimbetto cosa capisce? Che io nel libro di storia c'avevo i paesi autoritari e già la Russia, cioè, ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Ma io credo che la storia non si ripeta mai nello stesso modo, perché l'epoca è diversa, il contesto è diverso, la situazione internazionale è diversa, ci sono certi diciamo elementi che si presentano, no, e che si ripropongono. Io credo, riprendendo anche il discorso di prima, che noi siamo arrivati alla terza, alla quarta generazione. Vedete, faccio un'analogia con l'industria. Nel dopoguerra ci sono stati i lavoratori che, partendo dal nulla, hanno costruito imprese nel settore della meccanica, della metalmeccanica, pensiamo a tutto l'interland del milanese, gente che è partita così nell'edilizia, nell'industria tessile, nel paese, hanno lavorato come bestie, nel comprensorio del cuore. Poi c'è stata la seconda generazione, i figli, che hanno portato avanti l'attività del padre, però naturalmente hanno avuto la macchina, la villa, la pelliccia alla signora. Poi è arrivata la terza generazione, quelli che sono cresciuti, coccolati, no, lontani, non hanno mai sentito l'odore né della conceria né della industria di Sesto San Giovanni, e che quando si sono ritrovati davanti alle responsabilità si sono fatti divorare o hanno mandato in rovina. Pensate a Prato, dove sono arrivati i cinesi,
che hanno preso in mano poi le redini dell'attività tessile. La nostra politica ha seguito un percorso di questo genere, anche perché in virtù della logica di Yalta l'Italia era un paese particolare che non poteva avere ricambi, e quindi c'è stata un po' una sclerotizzazione nella gestione del potere. Sì, quando c'è un sistema bloccato, questa sclerotizzazione, si creano anche tutte le forme peggiori, il clientelismo, perché non essendoci possibilità di ricambio, chi ha necessità di garantirsi la continuità, eccetera, e la società si sclerotizza, per cui io me la posso prendere con loro. Loro sono le vittime non dei loro genitori, ma di un processo che ha portato. Ma pensiamo alla politica, guardate, alla costituente che c'era. C'erano persone che venivano dall'antifascismo, dalle galere, dall'esilio, dal confino, no? Poi è venuta la seconda generazione, quelli che non avevano partecipato, non avevano vissuto queste esperienze, ma che sono cresciuti, diciamo, nell'esempio di quegli altri. Berlinguer veniva da questa esperienza, non era una mendola, un paglietta. Dopo di questi, no, la generazione dei Berlinguer, di quelli che hanno assunto responsabilità negli anni del primo dopoguerra, è venuta la generazione di altri personaggi, non facciamo nomi perché sono viventi, per carità di patria, che comunque qualcosa ci avevano sempre. Ora siamo, lo vediamo, no? Quello che veniva detto prima, il quadro della politica di oggi. Io non sono troppo pessimista, ritengo che nella storia ci sono i corsi e i ricorsi, che poi si arriva il punto in cui diciamo c'è una reazione e una ricostruzione. Dov'è che si tocca il fondo? Questo si vede dopo. Cioè lo vedono quelli delle generazioni successive, se no quanto c'è ancora da scendere e dove si va a finire. Però io credo che ci siano degli anticorpi e poi una reazione si crea, si ricostruisce. Ecco, io credo che un compito dell'AMPI sia quello di creare, noi non facciamo politica nel senso di costruzione di un partito per candidarsi alle elezioni, per portare, diciamo, amministratori locali, parlamentari, ma una missione, diciamo, di tipo culturale, cercare di dare qualcosa alle coscienze e difendere quello che ci ha lasciato la prima generazione, quelli che ci hanno dato la Repubblica, la Costituzione. E abbiamo cercato di farlo anche in maniera molto determinata di fronte alla cosiddetta riforma costituzionale, no? Che affossava completamente le nostre istituzioni. E cerchiamo di farlo, e sono convinto che, ecco, nella generazione di giovani come voi non bisogna essere molto pessimisti, anche se quello che avete ereditato, no, da quelli che sono venuti un po' prima, certamente non è perché. Ecco, io dico sempre, guardate, bisogna puntare sulla scuola, perché oggi è il collo d'imbuto da cui tutti parlano, perché dalle famiglie, certamente ci sono tanti giovani che se non ce l'avessero la famiglia, se fossero dei suoi fratelli sarebbe meglio, per quello che gli dà la famiglia, no? La scuola bisogna crederci, cercare di fare in modo che dia qualcosa di più, molto di più. Per esempio, ci sono insegnanti motivati, eccetera, il sistema è così, noi cerchiamo questo protocollo, per esempio, è un piccolo tassello per cercare di intervenire, di dare, diciamo,
degli impulsi a provveditori agli studi che ci sono, che ci credono, a insegnanti che sono motivati. Ecco. Le sì. Presentazioni, prego Bruno, prossime iniziative. Allora, il 25 aprile inauguriamo una mostra nell'atrio di Palazzo Gambacorti, la mattina, intitolata La resistenza di Massimo Pratani, cioè è un compagno impegnato nell'AMPI che ha diciamo, dipinto molto in vari ambiti, nature morte, paesaggi e molto anche sul tema della resistenza. Allora, sono stati scelti un certo numero di suoi lavori con la collaborazione di Ilario Luperini e viene inaugurata la mattina del 25 aprile. Poi il 5 maggio dedichiamo una giornata al ricordo di Danilo Pacchini, che è stato un grande personaggio dimenticato, partigiano, molto pisano. Poi dopo la liberazione delle nostre zone è andato in Lunigiana, dove la liberazione è avvenuta pochi giorni prima del 25 aprile, insomma nel mese di aprile, pochi giorni fa, hanno celebrato l'anniversario della liberazione di Massa, che nel dopoguerra è stato protagonista della politica, ha avuto un ruolo nelle istituzioni significativo. È stato un organizzatore dell'AMPI e poi è morto da presidente dell'AMPI qui a Pisa, che è stato un atleta, perché Danilo Pacchini nel 1940 era già uno affermato a livello nazionale negli ostacoli. No, nel 40. Le Olimpiadi di Londra ha partecipato. No, ma lui nel 40 era già affermato come atleta e naturalmente la guerra gli ha troncato le gambe e dopo, quando ha ripreso, il suo tempo migliore era passato, che comunque ha dedicato il resto dell'esistenza insieme all'impegno dell'antifascismo e delle istituzioni allo sport, facendo l'allenatore, lo scopritore di talenti, e l'organizzazione nella Federazione delle Atletica Leggera, è morto da presidente del CONI. È un grande personaggio, Danilo, che ho avuto modo di conoscere e di apprezzare, abbastanza dimenticato, e quindi gli dedichiamo una giornata, la mattina a Pisa, ricordiamo in Sala delle Baleari, l'uomo dello sport. Gli intitoliamo una rotatoria sull'Aurelia, vicino al campo scuola, che è stato il luogo dove ha passato tanta parte della sua esistenza. Nel pomeriggio a San Giuliano ricordiamo invece il partigiano, l'uomo dell'antifascismo e delle istituzioni, e inauguriamo un parco dedicato, chiamato Parco del Partigiano. E questo il 5 maggio, sarà il 20° anniversario della morte di Danilo. L'8 maggio abbiamo la giornata conclusiva del progetto di cultura costituzionale a cui facevo cenno prima, che sarà una giornata di restituzione complessiva di questo progetto al Palazzo dei Congressi, che grazie all'università, insomma, ci viene dato a titolo gratuito, perché il rettore ci mette a disposizione una di quelle 20 giornate di cui l'università per convenzione gode, e una giornata ce la devolve, e sarà una giornata importante. E infine, non sono ancora calendarizzate iniziative, ma quest'anno ricorre l'80° delle leggi razziali, firmate proprio qui a Pisa il 5 settembre da Sua Maestà Vittorio Emanuele III, e quindi quindi dovremo dedicare una serie di iniziative a ricordare questa infamia. Ce ne sono delle altre, grazie tanto per questa, tanto per chiudere con le eredità del passato.
perché è vero che bisogna lavorare nelle scuole, devono essere un obiettivo prioritario, ma anche negli arci e nello sport, che sono dei figli diretti delle case del popolo che già negli anni 20 c'erano e che erano attive, erano dei presidi insomma, sul territorio delle case del popolo, e l'associazionismo sportivo che è strettamente collegato con l'arci e quindi e che anche quello appunto è poi la trasformazione delle società operarie di mutuo soccorso diventa l'associazionismo sportivo, storicamente sul territorio c'è questo passaggio. Quindi ricordo che il 18 di aprile all'Arci di San Giuliano Terme, perché appunto il nostro intervento continua anche all'interno degli Arci, proiettiamo Mussolini Ultimo Atto, il film di Lizzani sugli ultimi giorni di Mussolini, e il 21, sempre all'Arci di San Giuliano alla sera, è alle 21, Got Me Toons, che è un film interessantissimo, ormai non più trasmesso, insomma, su un episodio alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale, che anche lì prepara il passaggio delle consegne. Con i saluti nostri e di William, se può raggiungere dei saluti da...